Era Radio Fatima Cessi, quest'ultima giornata di Serie C, ce ne parla il nostro Peppe Di Giovanni. Ciao Davide, un suicidio, quello dei Cessi che non approfittano la caduta dei Keglevic alle ore 17 con il match con i Real Brock e cadono rovinosamente con i Radio Fea Team in una partita incredibile, giocata benissimo dai Radio Fea, malissimo dai Cessi. Radio Fea che sfiorano quella zona di tranquillità che non ottengono, comunque sono decimi in campionato e giocheranno il playout con i Gunners che hanno evitato la retrocessione diretta con, nel match con gli A-Team. Incroci pazzeschi. E i Cessi hanno bisogno soltanto di un pareggio per andare ai playoff prima di questo match. Match subito che parte male per i Cessi. Cessi che non riescono a incidere con le tre offensive per un motivo o per un altro. Geraci non riesce mai ad arrivare alla conclusione pulita. Troppo monotono il gioco dei Cessi che favoriscono soltanto Geraci, che viene chiuso benissimo dalla morsa Cagnotto, Zappia di Piazza, che gioca una gran partita sia in difesa che in attacco. I Radio Fea gestiscono il pallino del gioco e ci provano più volte con i vari di Cristina, con i vari di Piazza, fino al gol del quarto minuto. Uno spettacolo, una prodezza, il gol di Piazza che salta a Cutrera e con il destro non ci pensa due volte a piazzare un gran bolide alle spalle di Giubaldo, che può soltanto toccare per l'1-0 dei Cessi che si porta, pardon, dei Radio Fea che si portano in vantaggio. Radio Fea che rischiano soltanto con l'occasione per Gatto, che al decimo minuto va via in mezzo al campo, si allarga sul destro, lo scarica e colpisce il palo interno. I Radio Fea comunque hanno il pallino del gioco e manifestano questa superiorità ancora con Di Piazza, che è il più pericoloso di suoi. Sfrutta benissimo le sponde di un grandissimo Di Cristina. Di Piazza una doppia occasione pazzesca, prima calcia, respinge Giubaldo, poi a botta sicura e ancora Giubaldo si immola e gli nega il gol del 2-0 che arriva però a metà secondo tempo con Di Cristina, che dall'esterno scarica un raso a terra, non può nulla Giobaldo. 2-0 dei Radio Fea e addirittura arriva il 3-0 con Zappia che sfrutta l'incertezza di Giobaldo, che non riesce a bloccare un tiro cross di Caminiti. Insomma, per i Radio Fea si gioca sul velluto, per i Cessi non si riesce a trovare il bandolo della matassa. Allora si innesca il solo Geraci, Gatto innesca appunto Geraci, ma Geraci mette a lato, poi ancora Geraci, grande aggancio sul finale di tempo, ma manda la sfera sul fondo. Finisce il primo tempo e ti aspetti una forcing da parte dei Cessi, che hanno 25 minuti per capovolgere questa partita del loro campionato, ma no, perché il Radio Fea chiudono il match. Grande scambio Caminiti-Cagnotto. Caminiti finta il tiro e mette a sedere Cutrera e segue un gol bellissimo, quello del 4-0. Passa un minuto, tiro cross di Caminiti, ancora intervento difettoso di Giubaldo e Di Piazza, ancora in tapin, fa 5-0 per la sua doppietta personale. I Cessi a questo punto non riescono a trovare un ragno dal buco, ma hanno una punizione e si incarica il bomber Geraci. Ancora una volta Geraci dipendenti, arriveranno a sigla 51 gol in campionato. I Cessi 35 portano la firma di Geraci, veramente fantastico questo giocatore, il capocannoniere della Serie C. Geraci spacca la porta su punizione per il gol dell'1-5 e poi ancora Geraci, favorito da una carambola, rischia di riaprire il match, ma Misuraca risponde attentamente per far sì che non ci siano più polemiche, più tentativi da parte dei Cessi. I Radio Fea chiudono questa partita con una super palla di Caminiti per Di Cristina, che fa 6-1 contro i piedi possibili per i Radio Fea. Cessi che provano a organizzare una manovra, ma sono disordinati, anche se trovano un altro gol bellissimo con Geraci che spacca nuovamente la porta da lontanissimo. Veramente un mirino quando questo giocatore calcia, l'unico a salvarsi da questa debacle oggi. Gli ottimi Cutrera, Cascice e Gatto, il regista della squadra, che tanto hanno fatto bene in questo campionato sfiorando i playoff, hanno ceduto il passo regalando il playoff ai cugini dei Keglevic. Allora i Radio Fea giocano appunto nel finale veramente sul velluto. Di Cristina ci prova due volte, ma Giobaldo prima è attento, per la seconda volta è fortunato perché la palla sfiora il palo e va sul fondo. Ci riprova due volte anche Cagnotto, ma Giobaldo respinge sui tentativi da fuori del capitano. L'ultimo a morire è sempre Geraci, che però non riesce a trovare la porta. Vuoi perché Misuraca è bravo a chiudergli lo specchio, vuoi perché i Radio Fea giocano la solita partita disciplinata con un Enrico Lima che è veramente l'uomo in più di questa squadra. Quando c'è Lima la squadra assume maggiore velocità, assume maggiore copertura, e arriverà anche il 7-2 triangolo di Cristina, Lima, Cagnotto per il gol del 7-2 del capitano. Addirittura arriva l'8-2 nel finale col gol di punta di Enrico Lima, che chiude così il match e distrugge le speranze
classe dei cessi che si suicidano dopo il suicidio dei Keglevic, che premia però la squadra di Costanza, che nel playoff giocheranno con i Toreros per i cessi. Un ottavo posto che lascia la mare in bocca dopo un campionato altalenante, una partita storta quando non doveva accadere. Radio Fea che chiudono decimi affronteranno i Gunners nel playoff. Perfetto Pepe, ci vediamo per le fasi finali. Alla prossima.